Trainata dalle lauree che in questi giorni sono tornate a riempire la città, Macerata si prepara alla Pasqua e al ponte del 25 aprile sotto i migliori auspici. Si rivedono i turisti, per lo più italiani, e baristi e ristoratori sono pronti ad accoglierli nel migliore dei modi. Un buon inizio che fa ben sperare per i prossimi appuntamenti, gli aperitivi europei che si terranno a maggio e la stagione lirica che si terrà in estate. Ma come stanno andando le cose in vista della Pasqua? Lo abbiamo chiesto ad alcuni ristoratori della città. Ci stiamo preparando alla Pasqua, devo dire che le prenotazioni stanno arrivando e quindi possiamo sicuramente considerarci soddisfatti del lavoro che abbiamo fatto fino adesso e sicuramente anche della programmazione di quello che faremo poi anche dopo Pasqua. I turisti si vedono, sicuramente stanno cominciando a ritornare e noi li troviamo qua, li accogliamo qua, ci fanno anche complimenti insomma per la città e per quello che possono visitare, quindi sono contenti e noi siamo contenti di questo. Ma sicuramente la bella stagione sta iniziando ad aiutare a far uscire le persone. Chiaro che in questi giorni ci sono anche le lauree, il movimento è grande e fa capire per questa città quanto è importante l'università. E per Pasqua iniziano a muoversi, ci hanno chiamato qualche tour operator per i pranzi, quindi sicuramente ci sarà gente, ci saranno turisti, chiaramente italiani, non dall'estero. E no, dobbiamo sfruttare questo momento di entusiasmo perché sicuramente la ripartenza ci può essere. Alla città manca un po' il lavoro quotidiano. Ci auguriamo che riusciamo un po' anche con i commercianti, con l'amministrazione a lavorare sulla quotidianità, cioè il sabato pomeriggio con le famiglie, riportarle in centro, perché comunque siamo un centro storico molto bello, ben frequentato quando ci sono gli eventi e sicuramente le famiglie potranno preferire tornare in centro piuttosto che andare nei centri commerciali nel periodo estivo. La situazione nel centro storico sta migliorando. Diciamo che il discorso della guerra un po' ha rallentato, credo, in tutte le piazze, visto che io mi informo con molti dei miei colleghi in varie piazze della zona. Con il discorso dei musei e roba varia e diverse situazioni che si sono sviluppate in piazza, la città sta riprendendo. I turisti si vedono in particolar modo sono gruppi che sono organizzati proprio per la visita della città e dei monumenti. I ristoranti io li vedo pieni, però non in tutti gli orari.